In attesa che il nuovo governo regionale si assuma la responsabilità della nuova fase, la Calabria continua a barcamenarsi tra mille emergenze. La più sentita al momento riguarda i rifiuti. In molte aree della regione è visibile lo spettacolo indecoroso di vere e proprie montagne di spazzature, adagiate ai bordi delle strade, delle piazze, dei vicoli e dei condomini. È il risultato di scelte sbagliate o di scelte non compiute dal precedente governo. Il commissario ad acta, che si è insediato da poco tempo, non è ancora riuscito a tirare fuori dal cilindro la soluzione magica, ammesso che vi sia una soluzione. Atteso che le riunioni, fino ad oggi promosse tra coloro i quali dovrebbero lavorare per superare questa fase critica, non hanno portato a niente. Il presidente dell'ATO Rifiuti di Cosenza, il sindaco tirrense Marcello Manna, continua a ripetere come un mantra che bisogna fare presto, ma che l'organismo non ha alcun potere decisionale. Sentitelo ai nostri microfoni. Abbiamo ereditato una situazione senza impianti, o per meglio dire con impianti assolutamente insufficienti. È necessario che ci dotiamo di impianti fino ad arrivare ovviamente a una situazione ottimale qual è quella che c'è stata precedentemente, ma oggi basta soltanto che si blocca per esempio il termovalorizzatore di Gioia Tauro per due giorni che tutto il sistema va in crisi. E poi devo anche dire dobbiamo pensare di individuare quali sono le zone per le discariche, per l'ecodistretto. Dobbiamo dotarci di strumenti tali da affrontare un problema che è un problema molto molto serio. Ci sarà un incontro domani in regione, parleremo anche col commissario che è stato nominato e che dovrà decidere prima di tutto quali sono i siti e dove si dovrà andare. Insomma, è un problema abbastanza importante che però dobbiamo assolutamente affrontare. Per venerdì, intanto, è stata promossa un'altra assemblea, alla quale parteciperanno tutti i sindaci i cui territori ricadono nella competenza dell'ATO di Cosenza. È lecito aspettarsi cosa? Beh, in prima istanza che i primi cittadini partecipano all'adunanza e che privilegino l'interesse generale e non le logiche di campanile. Se così sarà, forse un primo passo si riuscirà a compiere. In attesa che ciò avvenga, i cittadini sono costretti a fare i conti con l'olezzo nauseabondo che emanano le buste di plastica abbandonate qua e là in ogni dove.